Manca un minuto o due minuti, ma ci concediamo questo anticipo visto che siete già tantissimi e mi dispiace molto per le persone che non hanno trovato posto. Voi come sapete queste sono iniziative del tutto gratuite, aperte alla città e quindi sono, diciamo, sottinteso che è fino ad esaurimento posti, tra virgolette. Questa è la sala più capiente del Palazzo Ducale, che abbiamo, come sapete, che il Palazzo Ducale gentilmente quasi raddoppia con la sala accanto, ma insomma più di tanto non riusciamo a fare. Detto questo, mi dispiace per chi è in piedi, vi ringrazio d'altronde tantissimo per salutare ogni volta con questo calore i cicli che stiamo facendo. Quello che sto curando io, ve lo ricordo, si chiama Passaggio al Futuro e, come ricordate molti di voi, è iniziato il 7 di ottobre con la mia conferenza su Cézanne, è continuato la settimana due settimane fa con Francesca Castellani, che ci ha raccontato di Degas, e adesso abbiamo ancora tre appuntamenti che vi ricordo: quello di questa sera con Marco Di Capo, che adesso vi presenterò. Seguirà l'11 novembre Lea Mattarella, che ci racconta di Modigliani, e il 2 dicembre Ada Masoero con Kandinsky. Abbiamo scelto cinque grandi maestri dell'impressionismo e post-impressionismo, e fornendo una chiave di lettura che mi auguro non sia del tutto banale, anche se per noi storici dell'arte e critici d'arte è uno degli aspetti maggiormente affascinanti, ed è un po' quello che mi fa piacere proporre anche a un pubblico più ampio, non specialistico, come quello che partecipa a questi incontri, cioè cercare di guardare con occhi diversi questi maestri impressionisti che tanto ci piacciono e che stanno anche garantendo il grande successo della mostra che abbiamo a Palazzo Ducale, dagli impressionisti a Picasso, i capolavori del Museo del Detroit Institute of Arts. Il senso di questi incontri sono dei medaglioni monografici trattati da degli specialisti. Ho scelto una categoria, come vi ho già raccontato, come vi ho già detto, diversa dagli accademici puri, perché tutti i nostri relatori questa volta sono persone che hanno un forte impegno, ciascuno a suo modo, nella divulgazione. Personalmente ne abbiamo parlato col mio libro Art Understanding, che gli amici dell'amico ritrovato ogni volta ripropongono in vendita e che quindi vi ricordo. Ho cercato di dare degli strumenti di lettura proprio per guardare un quadro in modo diverso da quello più scontato, classico, e questo è un tentativo. Gli altri relatori hanno ovviamente ciascuno il loro approccio, ma tutti hanno avuto attività giornalistica. L'attività giornalistica ci impone di avere un linguaggio diverso, di avere un approccio diverso alla materia, di cercare di non guardare gli argomenti storico-artistici dal di dentro, ma con uno sguardo più aperto, che è quello che vi proponiamo. Marco Di Capo questa sera farà, probabilmente lo sentiremo, farà qualcosa di diverso, ma sono certa che abbia accolto il mio invito a parlare di Monet, cercando di farci capire meglio perché Monet, nella sua lunga carriera, che partite come impressionista tout court, come impressionista classico, si sia poi aperto a delle strade di ricerca che davvero sono di avanguardia, sono di forte stimolo per le generazioni successive e partecipano, quindi lui partecipa in prima persona alla grande rivoluzione dell'arte moderna che si ha all'inizio del Novecento e nei decenni centrali del Novecento. Marco Di Capua chi è? Marco Di Capua, eccolo alla mia sinistra,
è uno storico e critico d'arte napoletano, quindi anche questa volta riusciamo anche a coprire un po' tutta l'Italia, perché abbiamo avuto, io sono genovese, lo sapete, Francesca Castellani arrivava da Venezia, Marco Di Capo è napoletano, anche se vive a Roma, Lea Mattarella la prossima volta è romana e poi avremo una milanese, quindi un po' tutta Italia rappresentata. Marco Di Capo insegna, è docente di arte contemporanea e fenomenologia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Napoli, quindi ha una attività didattica vera e propria, ma poi svolge un'attività critica importante con pubblicazioni, studi, curatela di mostre e in particolare è stato commissario della 13ª Quadriennale d'Arte di Roma nel 2000, è membro del comitato di studio del Padiglione Italia, è stato membro della 54ª Biennale di Venezia e dal punto di vista della sua attività giornalistica è critico di Panorama, scrive anche per l'Unità e collabora ai programmi culturali della RAI. In più da un anno è direttore di questa nuova rivista che si chiama Zeusi, Linguaggi contemporanei di sempre, che è un semestrale con taglio interdisciplinare di grande interesse. Non mi resta che ringraziarvi ancora per la vostra presenza, io farò da valletta a Marco girandogli le diapositive e grazie a Marco Di Capo e grazie a tutti voi. Accidenti, siete tantissimi, quindi grazie signore e signori anche della vostra partecipazione così massiccia. Grazie ad Anna. E devo dire che quando Anna mi ha proposto di parlare di Monet in questo suo ciclo di conferenze, ho accolto con molta felicità la sua proposta, perché malgrado molte infedeltà e tradimenti che nel corso della nostra esistenza riserviamo ai nostri valori, ai nostri gusti, alle nostre predilezioni, devo dire che Monet è sempre stato un po' in cima ai miei pensieri, alle mie preferenze. C'è una linea, addirittura penso di aver anche identificato una specie di linea M della cultura francese contemporanea. Se ci pensate, li mettete in fila Manet, Monet e Matisse, fate entrate in paradiso, cioè una specie di collocazione privilegiata, perfetta, luminosa. Forse sono un cercatore di luce, quindi probabilmente Monet corrisponde perfettamente a questa mia esigenza. Devo dire che i tre della linea M sono letteralmente poi contornati da due memorabili spagnoli, adesso solo per dirvi qual è il mio Olimpo, di un Olimpo possiamo parlare. Però c'è un'apertura di parentesi che è Goya ai primi dell'Ottocento, c'è una chiusura di parentesi che è Picasso ai primi del Novecento. Ecco, in mezzo le tre M, con Monet al centro delle tre M, quindi con una specie di stazione privilegiata dove arrivano i treni a molta grande velocità, ma si devono fermare. Che poi Monet, adesso lo vedremo, ha un aspetto così, come diceva già, introduceva benissimo Anna, ha una funzione così di detonatore, di slancio per il senso moderno che noi abbiamo della vista, della visione, del vedere, che naturalmente fa in modo che se ne parli in qualche modo. È sempre lì. Possono cambiare l'epoca, i gusti, si può tornare all'ordine, si torna a vedere Sironi, si torna a vedere i classici, si recupera il disegno classico, avete visto probabilmente nelle lezioni precedenti di Degas, questa sua predilezione proprio per la corporeità, per la figura, ma Monet, questo detonatore di luce, di colore, sta sempre lì e continua sempre a dirci qualche cosa, io spero di riuscire a comunicarvelo in questa conferenza. Eccolo qui dunque, io non so se fosse bello, brutto, insomma comunque da ragazzo, da giovane era praticamente focoso con le ragazze, devo dire in un'epoca dove non era molto difficile avere un tipo di vita bohemien in qualche modo, quindi a contatto con la vita di strada, la vita avventurosa. Lui di suo lo era proprio anche caratterialmente avventuroso, bisognava essere proprio dei misogini alla Degas per non incorrere in problematiche amorose di un certo tipo. Tutti gli altri lo sono stati in qualche modo.
Monet non fa difetto, diciamo, a questa Vulgata. La Vulgata prevede anche una cosa abbastanza caratteristica poi nei pittori, l'infanzia e l'adolescenza travagliate. Voi sapete, è uno dei cliché per illuminare gli artisti in generale. La vocazione la trovi a dispetto di quello che gli altri si aspettano da te. Una famiglia di commercianti, lui nasce a Rue Lafitte a Parigi, ma sempre dirà, negando questa sua nascita, poi non negando, ma insomma dissimulando questa sua nascita a Rue Lafitte, che era una strada che poi è diventata molto importante per la cultura artistica parigina, lui da ragazzo viene portato dai genitori commercianti in Normandia. Lui dirà sempre di essere un normanno, una specie di outsider, anche fisicamente impostato, no? Quindi il normanno caratterialmente, fisicamente forte. Questa è una cosa che dobbiamo abituarci a vedere in Monet. Monet è il pittore fisicamente forte. La sua produzione nasce da sforzi continui fisici, oltre che mentali, oltre che appunto di tipo concettuale, cognitivo, stilistico, altro. Si dice che quando lui partiva per le sue escursioni all'aperto, stiamo parlando dei grandi pittori impressionisti, coloro che dipinsero la natura all'aperto e se ne fecero un vanto, Monet si è sempre fatto un vanto del fatto che lui non ha mai dipinto a studio fino a un certo punto della sua vita, che ha sempre dipinto sul motivo. Ma immaginate, nell'Ottocento uscire da studio, andarsene con 5-6 stele sulla schiena, più un cavalletto, più la tavolozza, la cassetta dei colori, eccetera. Chi lo vide uscire per le sue peregrinazioni diceva che sembrava un soldato che andasse in guerra, una specie di armamentario complessissimo, e lui che andava. In più c'è l'uomo che sopporta tutte le avversità. Se vi legge, lui non ha scritto molto, tra l'altro si è sempre vantato di essere un semianalfabeta. Diceva che lui abbandonò la scuola fin da piccolo, dice, dopo che ho imparato un po' l'ortografia, basta. Insomma, uno che, insomma, dopo che ha imparato a scrivere il suo nome e poche altre cose, tutto il resto, dice, piuttosto che andare a scuola mi piaceva andare a nuotare, mi piaceva il lago, il mare, il fiume, la campagna, eccetera. Quindi fin da ragazzo aveva questa specie di vocazione fisica, sportiva per la vita. Allora, lui si è sempre vantato di essere quindi una specie di outsider, che però ha avuto la fortuna di avere, come possiamo dire, un carattere incrollabile. Se vi leggete, le poche cose che ha scritto sono di una sicurezza di sé, della propria vocazione, del fatto che gli altri non gli avrebbero mai fatto veramente del male, non l'avrebbero mai veramente escluso dalla vita artistica, dalla gloria, eccetera, con una sorta anche di indifferenza verso premi, legion d'onori, mostre importanti o altro, quindi con una specie di binario personale da poter seguire, condurlo e condurre senza troppe interferenze, senza quelle fragilità che per esempio Manet, adesso vedremo in un episodio curioso che li ha visti insieme, Manet voleva essere riconosciuto dallo Stato, dall'establishment, dai grandi critici. Se ne fregava totalmente Monet. Anzi, diceva, e questo lo devo dire a mia, diciamo, disdoro, considerava i critici dei semideficienti. E devo dire che aveva anche abbastanza ragione, considerando il livello dei critici dell'epoca, che tutto capivano tranne che la pittura, se non quella molto ufficiale. Tant'è che i suoi primi estimatori sono stati soprattutto scrittori, altri pittori, un famoso intellettuale che poi diventerà un capo di Stato, Clemenceau, quindi con una diversificazione anche dei ruoli. Fatto sta, leggetevi alcune piccole pagine sue, e lui è molto semplice, dice, io ce l'ho fatta, io da ragazzo mi piaceva la vita, ho continuato a dipingere, in Algeria ho visto la luce, in Normandia ho visto la luce, insomma è un cercatore di luce, è un cercatore di verità, e questo non l'ha mai indebolito nel corso dell'esistenza. Alcune volte io ho pensato, per esempio, poi arrivo a farvi vedere quasi se non facciamo a tempo, ho considerato alcune volte, se uno vede la pittura di Monet e vede tutti i suoi quadri in rapida successione, pensa di vedere un pittore che si è vissuto nel migliore dei mondi possibili, una specie di continua profusione di bellezza, di luce, di serenità, di colori. Ora invece uno conta, una guerra franco-prussiana e lui deve scappare, la Comune di Parigi, morti per le strade, le fucilazioni per le strade, una prima moglie che muore sotto i suoi occhi e lui accorre, davvero impressionista, a disegnarle il trascolorare della vita che se ne va, quindi con un dolore ma anche con l'occhio impressionista che cerca di registrare la fine di una persona. Una seconda moglie che muore mentre lui è ancora in vita ed è vecchio, un figlio che gli muore di tumore. Voi direte, accidenti, ecco, non ve ne è traccia
nella sua pittura. Siamo molto lontani da quel mondo dei pittori, in questo senso siamo molto lontani da quel mondo dei pittori e degli artisti contemporanei che fanno di ogni loro micro disturbo e di ogni micro dolore un poema da esprimere, da comunicare al mondo. Siamo di fronte davvero a qualcuno che ha cercato tutta la propria vita l'integrità e la sincerità della propria visione. Cominciamo senz'altro quindi a vedere il primo. Ecco, questo è il primo quadro che volevo farvi vedere perché è singolare. Le luci le lasciamo così, sì. Non le abbassiamo un po', no. Questo è un quadro bellissimo. Io vi faccio vedere questi quadri affinché voi gli diciate addio in qualche modo, perché Monet ha dipinto pochissimi quadri di figure, li ha dipinti soprattutto all'inizio, poi ha smesso di dipingere figure. Quando però ha dipinto figure, come in questo caso, le fa da Dio, le fa alla grande. L'inizio è ancora più controverso. A Le Havre, quando lui era ragazzino, aveva 15 anni, Monet diventa famoso a Le Havre perché piuttosto che appunto studiare, oltre che andare a nuotare nei campi, cioè, comincia a fare le caricature dei personaggi e delle persone più in vista di Le Havre, di questa cittadina portuale normanna. Diventa famosissimo, a un certo punto comincia anche a venderli le caricature. Ed è singolare questa predilezione di un giovane ragazzino che sa perfettamente intendere i lineamenti e la morfologia di un volto in un pittore che ignorerà poi nel corso della propria esistenza sempre l'essere umano. Cioè l'essere umano nella sua psicologia, nelle sue caratteristiche, nei suoi difetti fisici, nel suo volto, nel suo corpo. Quindi è come se il caricaturista sia stato all'inizio, ma poi il corpo sia stato totalmente abbandonato, tranne che una frazione abbastanza interessante che vi faccio vedere. Questo quadro fu esposto al Salon dell'anno del 66 e si incorse un incresciosissimo equivoco. Voi immaginate la scena. Manet, Edouard Manet, il grandissimo, sommo pittore della colazione sull'erba, di Olimpiadi, tantissimi grandissimi capolavori, sta entrando al Salon, lui che appunto, come dicevo, vorrebbe essere riconosciuto, e invece è sempre stato osteggiato, schifato, sbeffeggiato ingiustamente, ovviamente perché forse è il più grande di tutti, sta entrando al Salon, gli vengono incontro un sacco di gente, i frequentatori cominciano a salutarlo: Monsieur Manet, ma lei ha fatto un capolavoro meraviglioso, una donna vestita di verde, stupenda, vista di spalle, non abbiamo mai visto un quadro così bello da lei, e sta piacendo, c'è un sacco di gente davanti. Lui tutto eccitato, non capisce donna verde, insomma, capisce solo tante congratulazioni e strette di mano, entra, finalmente è il mio momento, entra e si accorge dell'equivoco. In realtà era Monet e Camille, questa è la moglie di Monet rappresentata, che era stato il beneficiato da questi complimenti, da questo riconoscimento. Manet si infuria da morire, ci vorranno alcuni anni affinché Monet e Manet diventino amici, ma guardate quanto stanno il risarcimento poi della storia. Monet penserà sempre che Manet sia stato il suo più grande predecessore, l'ha sempre amato e stimato, si è anche un po' all'inizio un po' divertito, ma poi addolorato di questo increscioso, diciamo, equivoco, ma poi diventano amici ed è Monet a un certo punto della propria esistenza ad attivare la sottoscrizione, la volontà popolare affinché Olympiad entri trionfalmente al Louvre, cioè che un quadro osteggiato, vilipeso quando Manet era in vita, Manet a un certo punto muore, giovane, possa entrare al Louvre con tutti gli onori. Una sorta di risarcimento danni rispetto a questo. Ma questo lo guardiamo un po', ce lo scordiamo subito. Ho magari fosse piaciuto molto a Mizzola, grande scrittore, che disse: io non ho mai visto un abito strascicato, è vero, come questo. Potete notare come non è molto importante il volto di lei che si sta mettendo a posto il fiocco, il nastro sul collo, ma è il colore, questa specie di fisicità dell'abito che struscia per terra e ci fa sentire la seta, il materiale, che è predominante in Monet. Considerate che uno dei predecessori di Monet, è molto importante ricordarlo, è stato anche suo amico, era Courbet, il grande pittore del realismo francese, il quale diceva: tu cerca di dipingere la cosa che sia la più vera, la più materiale, la più sostanziale possibile, che sia un tronco, che sia una roccia, che sia un abito, eccetera. Monet lo prende in parola almeno per un bel po' di tempo. Vediamo il prossimo. Ecco, questo è un omaggio, se ci pensate, a Manet, colazione sull'erba. Ancora vediamo delle figure e hanno la bellezza e la leggiadria delle figure di Monet. Le figure di Monet non sono mai, hanno questo aspetto un po' aereo, sembrano fluttuare, sembrano passare come carte da gioco, come
carta, come quella specie di carta velina portata dal vento sopra la tela. Questo è un quadro sfortunato perché Monet lo cominciò e doveva essere un grande quadro, aveva anche altre parti, se non che mentre lo dipingeva, considerate che stiamo parlando di anni in cui sono tutti poverissimi. Monet e Renoir dicevano non tutti i giorni mangiavamo, questa era un po' la felici ma poverissimi. Mentre dipinge questo quadro dove hanno posato Basile, suo grande amico, poverino, un giovane impressionista che ricco, che sosteneva anche Monet, che morì però giovanissimo, e Camille, appunto ancora la moglie, quindi con queste parti intercambiabili, per cui uno interpreta, adesso mettiti il cappellino, mettiti, insomma, era questo un po' il gioco. Mentre dipingeva, Courbet fece delle critiche al quadro, passava di lì e fece delle pesantissime critiche, un po' per le critiche, un po' perché costava tutto tantissimo e questo quadro scontentava Monet lo lasciò alla locanda dove erano ospitati in pegno appunto di almeno non pagare alcune cose che avevano appunto consumato. Lo andò a recuperare anni dopo, quando ormai aveva la possibilità di recuperarlo, ma recuperò soltanto alcuni pezzi perché nel frattempo avevano tagliato, avevano venduto, e quindi di questo quadro abbiamo questi due frammenti. Io vi prego di notare soltanto la sicurezza, la spavalderia con la quale questo pittore, che noi conosciamo sempre come il pittore delle pennellate singole, fluttuanti sul dipinto, crea quelle placche di colore blu e rosso sulle figure di sinistra, riassumendo la figura in una maniera così assertiva, sicura di sé, priva di dubbi, di incertezze, che lo fanno grandissimo anche pittore di figure. Grandissimo pittore di figure, malgrado poi a un certo punto, come dicevo, la figura gli venne stretta. E cerchiamo anche di capire, adesso vedremo perché a un certo punto questo pittore, così innamorato di tutte quelle luci, l'albero visto dal basso, guardate quelle luci sulla tovaglia in primo piano, e quindi la scoperta dell'ombra, l'ombra che non è scura, ma l'ombra ha soltanto un tono differente rispetto alla luce, un'ombra coloratissima. Se è lilla sarà un lilla più scuro e così via. Quindi con questa obliterazione, con questa negazione del nero visto come un colore fetente, un colore che in qualche modo distrugge l'energia positiva del dipinto. Allora, malgrado tutto questo concerto che farebbe pensare a un Monet strepitosamente figurativo, Monet a un certo punto abbandona la figura. Figura che se voi invece vedete nei quadri che sono esposti in mostra qui, proprio a fianco, Renoir seguirà tutta la vita. Per Renoir lo scopo era quello di dipingere una figura e di disfarla a fiocchetti sotto la luce. Sempre è stata questa la sua scelta, la sua... E quindi negli anni in cui Monet dipingeva a un certo punto paesaggi, Renoir restava fedele alla figura. Monet abbandona la figura perché la figura è troppo solida ed è troppo ferma davanti ai suoi occhi. Cercherà qualcos'altro che adesso cominciamo a vedere. Ecco ancora una immagine meravigliosa, donna in giardino. Per fare questo quadro e per essere più verosimigliante possibile, qui già introduciamo un elemento che sarà importante per i quadri successivi, Monet scavò una buca per poter vedere l'albero addosso, scavò una buca e mise il cavalletto dentro la buca, in maniera tale che qualsiasi cosa lui vedesse gli incombesse. Questa idea della visione che incombe dall'alto, che ci arriva addosso senza prospettive, senza ausilio di quinte laterali o altro, è davvero uno dei portati della novità di visione di Monet nella pittura. Lo starti addosso, come una specie di piegamento della tela verso di te. Verso la fine farà altre cose di questo rapporto tra la tela e lo spettatore, ma insomma è la tela che viene verso di noi, non siamo noi ad andare verso l'immagine, sempre con questa ariosità meravigliosa. Questo era un quadro che era in una mostra meravigliosa che qualche anno fece al Museo d'Orsay a Parigi, che era l'impressionisti e la moda. Siccome qua ci sono un sacco di abiti, c'erano anche, e mi ricordo ancora l'allestimento strepitoso della mostra, per cui nella sala dove c'era questi quadri c'era una moquette verde che simulava il prato, tu entravi, sentivi la moquette verde, panchina, tu ti potevi sedere e guardare i quadri in panchina col praticello, in più al colmo della verosimiglianza chip chip uccellini nelle orecchie, quindi panchina, verde, uccellini, quadro, cioè una cosa che soltanto i francesi possono usare senza diventare kitsch oppure perfetti. Vediamo il prossimo. Ecco, questo è un quadro che fin da ragazzo guardavo desiderando di essere lì. Questo è uno dei postulati
che un grandissimo intellettuale francese, quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, che si chiama Roland Barthes, disse guardando una fotografia. Quando noi guardiamo una fotografia, ma questo possiamo applicarlo anche in un quadro, una qualsiasi bella immagine, una delle cose che uno può domandarsi o desiderare è: vorrei essere lì. È una specie di, lo conosce bene la pubblicità questo meccanismo ovviamente, però questo quadro mi induceva a pensare quelle domeniche in campagna che tanti registi francesi ci hanno raccontato, la letteratura eccetera, la piacevolezza di stare in pieno sole, al sole, come animali, come gatti, come cani, qualcosa che per esempio imparò perfettamente un pittore che all'inizio del Novecento americano che passò per Parigi, che si chiamava Edward Hopper. Edward Hopper è stato forse il più grande pittore americano dei primi del Novecento, imparò che cosa può essere mettere una figura in pieno sole e farla stare ferma. Dice che fa? Niente, si fa modellare energicamente dal sole. In più con questa bellezza anche dei colori, delle bandiere, questa passione che c'è Monet per le bandiere, ne vedremo un esempio successivamente, perché sono sempre colore, no? Sono sempre aria, vento, luce, il mare screziato, insomma siamo di fronte a grandi scene dove lui cerca questa, ripeto, questa verità di sensazione, questa verità dell'oggetto che è davanti a sé. Adesso cerchiamo di capire come questa verità possa essere però anche tradita. Vediamo il prossimo. Ecco. Siamo di fronte a uno dei quadri che sono, forse è il primo quadro, questo è 1869, il primo quadro compiutamente impressionista. Ci dice alcune cose. Questo, la Grenouillère, era uno stabilimento che era sul fiume, sulla Senna, un'ansa della Senna, laterale della Senna, dove c'era un ristorantino, dove c'era una stazione balneare, potevi fare il bagno. C'è ancora, se uno va lì, trova la rotonda, certo non trova più il ristorantino, non trova più, però c'è quella rotonda lì, c'è, contornata però anche da altra terra adesso, e fatto sta che loro stavano lì. Lui e Renoir, in quel periodo, poverissimi, il periodo in cui lui dice, non so se mangiavamo, loro stanno lì e dipingono gomito a gomito. E volevo farvi vedere un confronto tra i due, per capire anche come nell'adesione a quei concetti, a quello stile che è l'impressionismo, e quindi anche esprimendo quella cosa che fu davvero una sorta di forza collettiva negli anni 60 e 70 dell'Ottocento. Stiamo parlando forse della prima avanguardia dell'arte contemporanea, un gruppo di giovani che esprimono le stesse identiche aspirazioni, hanno uno stile molto simile, sono osteggiati dall'establishment e devono andare a esporre, come voi ben sapete, nell'atelier di un fotografo, si chiama Nadar, perché tanto i musei non li avrebbero mai accolti. Prima mostra la fanno nel 74, quindi mancano ancora alcuni anni. Il fatto sta che nel 69 dipingono questa ansia del fiume. Torneremo sul quadro, vi faccio vedere Renoir. Ora, guardate la differenza tra i due, il soggetto è identico, uno può fare, cerca l'errore, sapete quelle cose che tu metti insieme, due quadri? Io trovo, non so se siete d'accordo, che Renoir dipinga in questo modo libero, fantasticamente libero, sensuale, ma caotico. Per lui i riflessi del fiume sono il pretesto di muovere il pennello cercando il tono più bello, cercando la svirgolata più intensa, il tocco più elegante, i colori, gli accordi, guardate, rosso e verde lì sono colori complementari che neanche Vlaminck nel Novecento avrebbe utilizzato, insomma a quel livello lì. Quindi senti questa sua adesione elegante, fioccosa, alla sensazione di fronte a una scena all'aperto. Torniamo su Monet un attimo, scusami Anna, eccolo qui. Vedete la differenza di pennellata? La pennellata di Monet allontana i personaggi, non gliene frega assolutamente nulla dei personaggi, dei volti, di quello che stanno facendo, sono macchiette, sono virgolette. Gli interessa l'assertività potente, strutturale delle pennellate in primo piano. Per Monet un riflesso è più consistente della cosa che lo ha generato. È come se lui ci dicesse, attenzione, noi stiamo guardando una scena all'aperto, ma non considerate soltanto le cose, considerate i loro riflessi. Sono identici alle cose stesse. Io oggi sono venendo, pensate, dovendo fare questa conferenza, succede così nella mente dei pazzi, quindi può darsi pure che io sia, però venendo in tassi dalla stazione all'albergo, il tassista
sapete come fanno i tassisti, era un chiacchierone molto simpatico, fatto sta che il tassista non può voltarsi mentre guida, ti guarda nello specchietto retrovisore, ti fissa e tu vedi che lui sta guardando da qualche parte e non capisci dove stia guardando, dopo un po' capisci che ti sta osservando nello specchietto retrovisore. Malgrado tu abbia visto e io avessi visto che lui mi guardava nello specchietto retrovisore, continuava a parlare alla sua nuca, perché un essere umano che poco sia normale non parla al riflesso di una cosa, parla alla cosa, non parla a un essere specchiato, parla a, visto che sta lì, parli all'essere umano. Allora facevo uno sforzo terrificante per dirottare il mio sguardo sullo specchietto retrovisore e intercettare il suo sguardo, non la nuca del tassista. Ecco, Monet senza sforzo avrebbe guardato nello specchietto retrovisore. Cioè per lui il riflesso o la cosa sono esattamente la stessa identica cosa. Questo introduce un elemento concettuale fondamentale che riguarda anche noi contemporanei, noi che abbiamo passato anche certe scoperte scientifiche e certe cognizioni. Vediamo il prossimo. Ecco, di questo quadro che appunto diede il titolo a tutto il movimento impressionista, si chiama Impressione Sole Nascente, che dipinse a Le Havre, quindi il porto di Le Havre, e che è un'alba, e che quindi non pensatelo a un tramonto, cioè siamo di fronte non a un pittore romantico, dipinge albe Monet. Questo ha già un senso anche del suo carattere, a vedere avanti, guardare avanti, pensare che tutto che c'è di meglio è avanti a noi, non è dietro di noi. Dipinge l'alba e è stato fatto notare che se non ci fosse il sole in alto, tuttavia, che dà un po' il titolo, non soltanto all'opera, il titolo scritto, ma dà il titolo e ci spiega anche che sta succedendo in basso, noi avremo soltanto delle righe, delle zebrature su uno spazio totalmente vuoto. È come se la parte alta spiegasse la parte bassa. A questo punto però la parte bassa ci dice alcune cose anche della parte alta. Questo quadro, adesso però spiegherò anche questo che sto dicendo, questo quadro fu definito a Louis Leroy, sbeffeggiato da un critico, ecco perché gli scemi critici, Louis Leroy disse, ah si chiama impressione questo quadro, è certo che può essere un'impressione, sembra una carta da parati, non c'è dubbio che sia un'impressione. Da lì nacque anche l'impressionismo che nasce orgoglioso di sé, ebbe anche questa curvatura, diciamo, negativa nell'accezione che Leroy gli diede. Vediamo il prossimo. Ecco, qui volevo arrivare per farvi vedere come questa sorta di compiutezza della visione monettiana del riflesso e della cosa hanno questo smalto fantastico in queste regate a Argenteuil, che era un altro dei luoghi dove molto frequentati da Monet e compagni. Anche in questo quadro, in qualche modo, la parte alta, la vela, spiega che sta succedendo nel fiume. Al tempo stesso, però, è come se il fiume e i riflessi del fiume, guardate il bianco delle vele, ma guardate anche e soprattutto il rosso, il giallo, il verde della parte destra. È come se lui ci dicesse, non guardate soltanto l'oggetto, guardate che ogni oggetto è vuoto in sé, è fatto da tanti mattoncini, è vacuo, direbbe magari qualche mistico orientale. Sono aggregati e io li sto disgregando per farvi vedere quanto può essere interessante anche una semplice casa fatta di mattoni rossi e gialli. La parte bassa è intelligente anche rispetto alla parte alta del quadro. In più si registra sempre questa sua vocazione alla pennellata piatta, perfetta. Anche qui io volevo farvi notare come in qualche modo lui sia sempre molto netto nelle sue scelte stilistiche. Fino a quell'epoca, ancora non. Guardate che una pennellata di questo tipo, che poi diventerà così importante per Van Gogh, questa pennellata a striscetta piatta, non è naturale. Fino a un certo punto dell'Ottocento i pennelli erano a punta, non si sarebbe mai potuto fare una pennellata di questo tipo. A un certo punto un geniaccio inventò il pennello piatto mettendogli una ghiera di stagno intorno, sapete i pennelli quelli là completamente piatti come un dito. Il pennello piatto consentiva questa abbreviatura dell'esistenza di cui gli impressionisti usufruirono ampiamente. Non l'avremmo avuta se avremmo avuto ancora il pennello a punta che serviva piuttosto a definire o a rifinire certe cose. Vediamo il prossimo. Ecco, questo è un quadro che lui dipinse. Io sono sempre stato appassionato di scene urbane. Se uno fa la storia del rapporto tra la pittura e il paesaggio urbano,
comincia sempre da Pissarro, grande pittore impressionista, e da Monet, quando dipinsero Parigi. Monet, diciamo, sui 2000 quadri che compongono il catalogo di Monet, sono tantissimi, 2000 quadri, 30 sono dedicati a Parigi, ma questi 30 sono fondamentali. Insomma, lui era anche uno di quelli che, non so, se andava al Louvre, questo è molto simpatico questo fatto, se andava al Louvre, là dove tutti i pittori si mettevano a copiare gli antichi, Manet, Degas andavano al Louvre per copiare gli antichi, lui diceva basta con gli antichi, basta. Si faceva aprire le finestre e guardava dai balconi Parigi. Dipingeva Parigi dai balconi del Louvre, che è un paradosso fantastico, cioè dico, ma non ci sarà un'altra casa dove andare? No, dal Louvre, quindi dando le spalle tutta la tradizione bimillenaria che magari era nascosta e collocata dentro il museo. Una scelta fantastica che ti fa capire come lui già fosse pittore del domani, in termini proprio fisici. Fatto sai, questo quadro lui lo dipinse dalle vetrate dello studio di Nadarla, dove gli impressionisti avrebbero poi fatto la mostra famosissima nel 74. E questo quadro andò in mostra, era nella prima dei pittori impressionisti. Il solito, scusa un attimo, il solito Louis Leroy disse che quelle gli sembravano delle slinguacciate nere sopra la strada. Leroy, devo dire che era proprio fetente, cioè li braccava passo passo, voleva che qualcuno li menasse, non so, voleva essere contrastato fisicamente. Fatto sta che cosa vediamo in questo lato? Vediamo la totale, l'abbandono, no? L'abbandono totale di Monet della figura, la sta sempre più abbandonando a favore di una schermata dove noi siamo letteralmente gettati sulla superficie dall'alto del balcone e entriamo nello spazio urbano come fossimo elementi anche noi organici, no? Privi di peso, privi di consistenza fisica. Vediamo il prossimo. Ecco, questo quadro è in mostra qui. L'ho visto poco fa prima di parlarvene e devo dire che l'impressione di ipertrofia, cioè di grandezza spropositata dei fiori rispetto alla figura è confermata e anzi ancor più valutabile guardando il quadro dal vero. A un certo punto Monet, sfidando anche il grazioso, ma Monet poi riesce a non essere mai grazioso e mai carino, è sempre potente nelle sue scelte, Monet adotta uno strano escogitazione formale, in generale il colore e comincia a eccedere la forma che dovrebbe suggerire, è come se le corolle dei fiori diventassero carnosamente ipertrofiche rispetto a qualsiasi idea noi dovessimo avere dei fiori. Quindi come se la potenza floreale, la potenza vegetale dell'elemento e cromatica e materica eccedesse i contorni di qualsiasi forma plausibile. Tant'è che la figuretta appare letteralmente cannibalizzata dai fiori, è come se potessero ribellarsi e divorarsela, è molto più piccola e più inerme rispetto a questa vegetazione che tra l'altro, come vedete, scoppia letteralmente perché lui usa il rosso e il verde che sono colori complementari e danno il maggior luce possibile. Lui poi utilizza spesso questi ombrellini che piuttosto che essere graziosetti sono per lui come delle parabole che infondono ancora più luce e energia al dipinto. Lo farà spesso, usare gli ombrellini parasole per generare movimento e luce all'interno del quadro. Vediamo il prossimo. Ecco, vedete anche qui, questi fiori, questi quadri memorabili, per cui è successo un fatto straordinario sempre nelle nostre vite. Se uno oggi passa in un campo di papaveri, dice, guarda Monet, è un classico. Se entrate in un campo di girasoli, guarda Van Gogh. Succede che nella nostra esistenza, a un certo punto, la natura imita l'arte, non più l'arte, la natura. Questo però è un classico per cui ha frequentato, diciamo, questo tipo di produzione. Fatto sta che questo quadro, lungi dall'essere semplicemente appunto agreste e grazioso, rivela una visione particolare, rivela ancora una volta questi fiori che campeggiano e che sembrano proiettarsi verso di noi. Leggeteli come se aveste degli occhiali in 3D, hanno questa capacità di andare verso di noi, di scoppiare di fronte al nostro sguardo, allontanando questa visione puramente invece distanziata, prospettica, calma della scena che indurrebbe invece una scena come questa. Questa è stata una delle più grandi sfide che Monet ha portato
ha portato alla visione occidentale. A un certo punto si è messo in testa, nei suoi vari pellegrinaggi, che adesso non sto a raccontarvi, che sono innumerevoli, dalla neve della Norvegia al sole di Bordighera, qui vicino, che gli diede da lavorare parecchio, che lo indusse a fatiche inenarrabili. Diceva: voi non avete neanche idea di che cosa c'è tra la Costa Azzurra e Bordighera in quanto a luce, a lilla, a rosa, a colori vivi. E tutto questo per lui era una dannazione, era un rovello continuo, non pensava ad altro. La grande arte nasce sempre da un'ossessione, non nasce mai dalla pace dei sensi, devi essere sempre qualcosa di vorticosamente attratto, anche fosse che di un solo colore. Tanto sa che a un certo punto, nelle sue varie peregrinazioni, torna a Parigi, ancora una volta una serie, e questa volta si introduce l'idea della serie, si è messo in testa di tornare per dipingere, e dice: una cosa assurda, voglio dipingere la nebbia. Infatti uno dice: ma senti, ma sei pazzo, cioè, tra tante cose vuoi dipingere la nebbia. Lui, radicalizzando il discorso, non dipinge la nebbia, dice: no, dipingo il fumo della stazione Saint-Lazare, che è meraviglioso, quando i treni partono c'è questo fumo che nasconde le immagini, eccetera. Comincia un Monet diverso, comincia un Monet che non cerca più lo smalto, l'energia smagliante dei colori, del tratto, la limpidezza della visione. Vi ricordate, l'abbiamo vista quella, la visione della terrazza con il sole, il mare, eccetera, le bandiere al vento fatte in quel modo così perfetto. No, comincia l'emersione in una superficie letteralmente disgregata, pulviscolare, priva di grandi contorni, ma che letteralmente ci induce a pensare a un mondo informe, a un mondo che ancora non ha trovato i suoi lineamenti certi, è come se Monet stesse cancellando la storia dell'arte occidentale, stesse offuscando la visione dell'arte occidentale per trovare un'essenza diversa delle cose e della materia. Naturalmente questo ci dice come questo pittore avesse ragione a abbandonare la figura. Noi stiamo parlando di un pittore che non poteva continuare a dipingere tronchi d'albero e basta e figure, aveva bisogno di laghi. Monet diventa il pittore dei laghi, dei fiumi, dei mari, delle bandiere al vento, della nebbia, del fumo, tutto ciò che è aereo, tutto ciò che tra un secondo non ci sarà più, lo dipinge. Ora questo introduce un paradosso che è molto importante, perché in generale si dice che Monet, lo diceva anche Cézanne, diceva Monet è soltanto un occhio, però che occhio! Questa definizione, che poi è stata confermata da tanti altri, anche Clemenceau, c'era Jules Laforgue che diceva: l'occhio impressionista è l'occhio di un genere umano che ha toccato l'apice dell'evoluzione, ci fa vedere molto meglio di quanto un essere umano normale non potrebbe vedere. Allora cerchiamo di capirci su questo elemento. Quando uno dice io dipingo l'attimo, perché era questa l'idea degli impressionisti, io dipingo l'attimo fuggente, l'attimo che sta scorrendo dietro di me, come faccio a dire che quello è il vero? Tu puoi dire che una cosa è vera se confronti il tassista con il suo riverbero, questo per tornare all'esempio di prima, se ce li ho davanti vedo c'è il tassista e c'è il suo riverbero, ma se il tassista è un flash e il riverbero quindi anche un flash, io ogni volta che andrò a dipingere quel soggetto starò dipingendo un attimo che è già passato, che è già morto, è già finito. In realtà Monet era un pittore di memoria, ci stava consegnando per sempre alla cultura occidentale l'idea che tu ti devi immergere in una visione per avere delle sensazioni di quella visione e avere la sensazione del rosso, la sensazione del papavero, la sensazione di una bella giornata, ma che non fosse per forza vera. Ti stava inducendo a pensare che quella era la sua visione e sensazione del mondo. E questo è un portato fondamentale, perché attraverso l'attimo, è straordinario questo, perché lui attraverso l'attimo che fugge scopre la possibilità di dipingere a memoria le cose, facendo riferimento al suo grande amore per la natura, per i fiori, per la terra, per le acque e così via. Quando dipinge questa, anche qui fa una cosa strana. Un giorno dice: stavo passando per la strada e vedo tutta la strada imbandierata, una bellezza incredibile, poi il rosso, bianco e blu, il rosso e il blu sono i complementari, i colori puri, non sono i complementari, sono i colori puri della tavolozza, per lui, per gli impressionisti sono proprio
la sostanza più privilegiata e più bella. Allora lui diceva: tutto era talmente bello, però troppo basso, non riuscivo a percepire tutto. Fatto sta che sale, come al solito lui fa così, sale al secondo, terzo piano di un palazzo, bussa, potrei dipingere, prego si accomodi, e lui dipinge la strada imbandierata da una casa qualunque al secondo piano della strada, letteralmente immergendosi in questa festa disgregata e disgregante che ci dice soltanto pura felicità di visione e di percezione della realtà. Vediamo il prossimo. Ecco, dicevo che sono stati anche i momenti duri, uno dei momenti più duri della vita di Monet è proprio stato il 79, quando in coincidenza con il gelo che ricoprì l'Europa in quell'anno e soprattutto la periferia di Parigi e il disgelo seguente, disgelo voleva dire che i paesi erano letteralmente inondati dalle acque, perché una volta che si sgela il gelo, paesi interi inondati senza argini, senza niente. Ecco, in coincidenza con questo spettacolo della natura molto forte, che soltanto un uomo, come dicevo prima, molto forte fisicamente di fronte alla natura come lui poteva affrontare, questo è l'anno in cui muore appunto Camille e lo lascia solo in quel momento, quindi lui lascia lettere sconfortate sul suo lavoro, sulla sua passione per la natura e dipinge appunto Vitel, la dipinge d'estate, la dipinge d'inverno, non demorde mai rispetto a questa sua fedeltà ai luoghi, fedeltà alle cose da poter rappresentare. E una delle scene più belle appunto è questo. Allora, io qui vedo ancora un altro Monet, se volete questa declinazione delle superfici di Monet. È una superficie più, ancora una volta, screziata, più dura. È come se lui stesse esplorando superfici più aride, meno rigogliose di quelle che fino adesso fa, i papaveri, i fiori e altre cose. È come se lui stesse esplorando superfici più dure, più aride, senza rinunciare però alla felicità di poterle rappresentare. Vediamo il prossimo. Vedete anche questo, c'è un poco colore, poi è Tretà, questa memorabile scogliera, era stata già dipinta da Courbet, quindi lui si misura proprio con un modello che gli era piaciuto sempre. E in lui c'è questa passione, comincia a intervenire questa passione, ritornare, quantomeno questa passione per il solido, per il pietroso. Ma non perché è pietroso, perché scopre nel pietroso qualcosa di poroso, di disfacente, di disgregato. Non è un solido che noi possiamo essere certi che resti solido per sempre, è un solido attraversabile. C'è sempre stato in Monet, se guardate anche i gladioli che sono in mostra, in tutti i quadri di Monet voi avete come la sensazione di poter affondare il braccio, come se ci fosse un vuoto, una leggerezza interna al dipinto. Quando dipinge masse rocciose rinuncia in parte, ma non del tutto, a questa sensazione che ci può dare. Il mare poi così, con queste sorte di, questa sorta di pennellate arabescate, curve, che ricordano molto la cultura giapponese. Qui ci abbiamo di fronte anche certi amori che hanno condizionato Monet, la cultura giapponese, Courbet, eccetera, eccetera. Vediamo il prossimo. Da qui in poi comincia un'escalation verso qualcosa che gli artisti contemporanei conoscono bene e che fino a quel momento invece nessuno aveva mai intrapreso. E cioè l'idea che tu possa dipingere in serie qualcosa. Una cosa non finisce col quadro, ma tu decidi di dedicare a quel soggetto una serie. C'è l'idea del progetto, c'è l'idea del fatto che l'immagine uscirà dal primo quadro, si riverserà nel secondo, nel terzo, nel quarto, eccetera, eccetera. Quindi con un prolungamento fisico che in Monet era dettato dall'esigenza di star dietro alla luce. Lui diceva: la fatica immane che provavo andare nei campi per dipingere i covoni, una delle serie sono i covoni, l'altra sono i pioppi, andare nei campi con un sacco di tele, quindi si faceva aiutare anche dalla nuora o da altri a portare le tele, e chi l'ha visto in azione in quel momento era tipo Pollock nel Novecento, cioè tu vedevi un essere umano che zompava letteralmente da un quadro all'altro, perché ogni quadro stava raccontando una luce differente, un attimo fuggevole differente. Allora lui che sta cercando di fare? Sta cercando di dare una durata alla fuggevolezza. È come se dicesse: ok, cara fuggevolezza, sei davanti a me, stai finendo, stai fuggendo, ti imprigiono dentro la serie. Riuscirò in qualche modo a catturare questo trascolorare, questa idea della trasformazione all'interno
di una produzione di più quadri. Io vi faccio notare sempre, adesso non induco non vi induco alla contemplazione, ma certamente questi sono quadri di una bellezza memorabile, anche nella purezza dell'assunto formale, i pioppi visti in questo loro telaio nitido, puro, semplice, di cui in qualche modo Monet si accontenta letteralmente. Non ha bisogno d'altro, non ha bisogno di storie, di simboli, di allegorie, tutto quel ciarpame che aveva condizionato molto Ottocento. Non ha bisogno di divinità, non ha bisogno di un racconto interno al quadro. Molto spesso i quadri nascondono un loro racconto interno, in Monet non lo troverete mai. In Monet troverete sempre la purezza della visione. E questo però è un portato che pertiene tutto a lui. Ecco, questo lo porta alla famosa serie delle cattedrali di Rouen. Lui ancora una volta sale al secondo piano di un palazzo, però sale al secondo piano palazzo di fronte alla cattedrale di Rouen per averla più frontale possibile. E nascono questi 20 quadri disposti in serie, dedicati tutti alla cattedrale. E lui è come un pazzo, cioè sta cercando di rappresentare ciò che non è rappresentabile, cioè il trascolorare delle ore, dei minuti. C'era Clemenceau che aveva detto tutto sommato potrebbe anche cercare di rappresentare ogni secondo della propria vita, quindi in realtà una serie, diceva Clemenceau, il suo amico, diceva, ogni serie può essere potenzialmente infinita, non finire mai, perché così come non finisce, finché non finisce una vita, ogni secondo, ogni istante della propria vita. In più è un Monet differente, come vedete scorcia, la cattedrale non entra, la facciata della cattedrale non entra tutta nel quadro, deborda, è come se si consegnasse già al quadro successivo, chiede spazio a spallate per stare là dentro. In più lui si interessa proprio a quella facciata perché è irta, complessa, drammatica, e però che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che è letteralmente disfacente di fronte ai nostri occhi, la sta disfacendo davanti ai nostri occhi perché è la luce a disfarla. Questo, se ci pensate, è un portato che al di là di tutte le cose che possiamo dire che sono fondamentali del Monet che annuncia l'informale del Novecento, in questo rispondendo anche alla domanda di Anna, qual è il portato di Monet all'interno del Novecento, noi sappiamo che queste stesure di Monet così gessose, che sembrano fatte di una materia appunto porosa, minerale, come un muro sgarrupato letteralmente. Allora questa superficie così aspra, al tempo stesso però così bella, così lavorata, annuncia l'informale di domani, cioè l'informale, quei movimenti che hanno portato, no, all'idea della matericità del quadro, privo di forme, di lineamenti, alla loro massima potenza. Questo è vero, ma andiamo anche oltre. Non è stata oggi la scienza e la fisica contemporanea a dirci che tutte le particelle che compongono qualsiasi forma e qualsiasi cosa che noi vediamo non sono particelle immobili, anche andando a scovarne le più piccole, ma saltellano, si muovono, sono in continuo movimento e si configurano sempre in maniera differente. È come se Monet, con questo suo occhio perfezionato, poi davvero vogliamo dire che occhio, avesse scovato l'essenza di ogni materia e di ogni natura, che è fatta da particelle in continua metamorfosi e trasformazione sulla figura e sull'oggetto, in maniera tale che non riusciamo mai a fermarle. È stato detto mille volte, se tu ti avvicini a questi quadri non capisci più niente, non vedi più niente, non vedi più, ti devi allontanare per ripercepire l'immagine così come è stata fedelmente replicata. Vedete ancora? Quindi con questa luce che disgrega. Era facile per lui farlo a Venezia, a un certo punto lo farà a Palazzo Ducale di Venezia, lui disse Venezia è stata fatta dai primi architetti impressionisti, perché è tutta sull'acqua, capirai, lui ci va a nozze con una cosa del genere. Un po' diverso è farla sulla cattedrale di Rouen, che ha questa massiccia, rocciosa presa di visione. Vediamo il prossimo. Ecco, stiamo entrando nella parte finale di Monet, questo è il Monet anziano. Io purtroppo non ho potuto scaricare, l'avrei fatto volentieri, ma c'erano credo dei problemi di diritti, ma se andate su Google, ve lo do come consiglio così se vi va, se andate su Google e guardate Monet, video Monet, c'è un video di 2 minuti di Monet a Giverny, quando lui si trincera nel suo giardino, smette di essere il pittore che va a piedi per l'Europa e per le campagne, si raccoglie a Giverny. Si vede questo filmato in bianco e nero, dove si vede questo
piccolo, roccioso, barbuto pittore che sta in un mondo semplicemente meraviglioso. Lui, immaginate, questa chi lo vide allora, andò a trovare Monet a Giverny, disse che era il paradiso in terra, era davvero qualcosa di memorabile, una casa rustica dentro la sua collezione personale, che guardate caso era fatta da mica piccolezze, Corot, Delacroix, Renoir, cioè Cézanne, eccetera eccetera, c'aveva la sua collezione personale, e fuori lui aveva deviato un fiume intero per poter creare degli stagni nella sua proprietà. Non contento di questo, aveva creato un ponte giapponese per amore dei giapponesi. Non contento di questo, ogni argine era fiorito e lui lo coltivava. Monet è stato in dispregio degli uomini, in totale dispregio dell'essere umano, si raccoglie nella sua proprietà e coltiva fiori, piante, colori. La sua tavolozza naturale viene ricreata. È come se lui dicesse, ok, io ho sempre amato ciò che si trasforma, ma sono andato sempre a cercarmelo. Non c'è campo, riva di lago, di fiume, che io non abbia dove io non abbia inseguito un bagliore, non abbia inseguito una luce sull'acqua. Adesso sto fermo io, è l'acqua che sta con me. E crea questo mondo che è proprio il suo mondo, fiori, acque. E lì si trincera. Se vedete questo filmato, in un bianco e nero tremolante, perché siamo ai primi del Novecento, vedete un uomo piccolo in mezzo a un mondo che intuite perfino nel bianco e nero essere variopinto. Qualcosa di immemorabile. Comunque, entriamo nel mondo finale di Monet. Se l'altro consiglio, ma l'avrete fatto e lo farete senz'altro, andare all'Orangerie di Parigi, perché è lì che Monet, a un certo punto le opere di Monet saranno destinate, ma adesso ci arriviamo. A un certo punto Monet comincia a dipingere le sue cosiddette ninfee, da lì non uscirà più. Le ninfee occupano tutta la mente, la potenza di visione, la forza di realizzazione del Monet vecchio. Monet vecchio è diventato cieco, semi-cieco. C'ha le cataratte, doppia cataratta, sarà operato, un po' riacquisterà. Fatto sta che lui dice, io delle forme vedo delle cose vedo la forma, è il colore che non lo becco più bene. Lo sapete cosa fa? Comincia a dipingere, forte della sua memoria dei colori, comincia a dipingere guardando il colore dal tubetto, ok? Giallo Napoli, ok, starà benissimo a verde smeraldo. Quindi dipinge utilizzando anche le scritte. In certi momenti di resipiscenza fisica riacquista per un attimo la vista giusta e va a correggere sviste memorabili, magari che ha messo usando solo i tubetti, capirei, poteva anche... Fatto sta che dipinge in una forma di anche oscurità o tenebramento ottico, no? Quindi di percezione. E però proprio in quel momento dipinge le sue più grandi meraviglie. È stato detto che dei giardini delle ninfee la costante sono proprio le ninfee. Senza le ninfee non vedremo niente. Esse punteggiano un mondo in continua liquefazione. C'è un personaggio, forse qualcuno di voi sicuramente se lo ricorderà, uno dei più memorabili archetipi di tutta la nostra cultura, soprattutto novecentesca, contemporanea, è stato il Siddhartha di Hermann Hesse. Siddhartha capisce qual è l'esistenza stando sui bordi del fiume e vedendolo scorrere. E capisce, in quel suo mondo meraviglioso, anche collegandosi all'Oriente, che guardando il fiume scorrere, lui capisce che il tutto è nello scorrimento e che tutto è nel fiume che scorre. Questo lo capisce perfettamente Monet, totalmente scevro, impermeabile a qualsiasi forma di religiosità. Monet non crede in niente, questo fissiamocelo in testa. Quando dipinge la cattedrale di Rouen è laico, ateo, non ha alcun tipo di, ve l'ho detto prima, non ci sono contenuti superiori al quadro, per lui è soltanto guardare ed entrare nella materia. Naturalmente tutti noi sappiamo che a furia di far questo diventi mistico di qualcosa. Diventi un mistico, forse un mistico senza Dio, ma diventi un intenditore di quello che è la totalità dell'esistenza, il fluire dell'esistenza, delle nostre e quella degli altri. Fatto sta che questo mondo delle ninfee sembra assorbirlo completamente ed è la sua disperazione, la sua dannazione e la sua forza. Nel 18, quando la Francia esce vincitrice della Prima Guerra Mondiale, Clemenceau, il suo vecchio amico, è diventato il capo del governo. Finalmente Clemenceau può aiutarlo e Monet decide di donare le sue ninfee
allo Stato francese. Lui, che non si è mai occupato di politica, è intervenuto in politica soltanto due volte: una volta per difendere Zola nell'affare Dreyfus, quando ci fu l'affare Dreyfus, e la seconda volta quando disse: lo Stato francese prima di tutto, quindi in un rigurgito di patriottismo, io donerò le mie ninfee allo Stato francese. Lo dice nel 18, in realtà se le tiene fino al giorno della morte, nel 26, nel dicembre del 26, a 86 anni, Monet muore. Nel 27 Clemenceau mette le ninfee all'Orangerie. Se andate all'Orangerie, vi do due consigli di lettura di questa che è stata chiamata la Cappella Sistina dell'impressionismo. Ora, è stata dipinta, quindi è stata installata nel 26. Nel 26 ci sono state già tutte le avanguardie del Novecento, uno non ci pensa mai, ma Monet va molto oltre tutte le avanguardie del Novecento. Ci sono stati i futuristi, i cubisti, i fauvisti, gli espressionisti, ci sono stati perfino i surrealisti, perché nel 24 ci sono i surrealisti, c'è Breton, Dalí, Max Ernst, Magritte, e ci sono le ninfee di Monet. È come un sopravvissuto da un altro mondo, e che però sopravanza tutti quanti, perché ci sta ponendo una completezza e una potenza di visione che nessuno di questi pittori ha mai avuto. Questa idea, per esempio, di contornarsi delle immagini, non più viste dal vero, ma nel suo studio, che fossero ellittiche, in una stanza ellittica, ovoidale, che ci circondino, questa volta quindi non vengono più verso di noi, come era la visione all'inizio, ma ci accolgono dentro uno spazio continuo e infinito, dove non c'è un inizio e una fine. Questa visione progettuale, ma ce l'ha soltanto qualche artista di oggi contemporaneo che fa le opere per quel museo, per quel luogo, per quella collocazione, eccetera. Quindi ha una visione che arriva fino al 2000 dal punto di vista proprio concettuale del rapporto tra la pittura e lo spazio che la deve accogliere. Se ci andate, poi vi prego di notare la meravigliosa sequenza, l'immergersi in questo mondo dove c'erano, appunto, chi lo vide disse sembrava di essere entrati in una scena dell'inizio del mondo, dove le acque si confondono con i cieli con le acque, dove non c'è un alto, non c'è un basso, c'è soltanto un andare, un fluire verso le cose. E vi consiglio, compatibilmente con i sistemi di allarme, vi consiglio una visione che non è solo la visione frontale che noi purtroppo possiamo avere qui, ma di andare radente alle ninfee. Se voi andate radenti alle ninfee, vedete tutta la successione di crolli, addensamenti, visioni, profondità, vuoti, dove l'unico elemento che ti fa capire che sei in un mondo sono proprio le ninfee. Lui scriveva durante, quando si preoccupava e stava lontano per un po' da Giverny, diceva: mi raccomando, le ninfee, non fatele gelare, non fatele gelare, perché se muoiono le ninfee moriva il mondo lì, perché erano il punteggiare un mondo che altrimenti sarebbe completamente. Comunque guardate anche anche dal punto di vista, diciamo, architettonico, bellissimo, fu concepita così al suo inizio e così è rimasta. Vediamo qualche dettaglio e andiamo a concludere. Ecco, purtroppo, vedete, un'immagine come questa, se voi andate radenti, quindi la attraversate come è giusto che sia un mondo, quando uno vuole metterti davanti a te un mondo di pittura, lo devi attraversare, non lo puoi soltanto contemplare frontalmente. Allora, vedete anche i suoi addensamenti, troverete dei rilievi di materia, invece poi delle zone più piatte, insomma, io ho fatto suonare molti allarmi guardando questi quadri. Vediamo il prossimo. Ecco. Vedete, se non ci fossero le ninfee non avremmo il quadro. Sono davvero la spiegazione del quadro. In Monet c'è sempre un elemento che spiega il quadro: il sole che spiega le Havre nell'impressione sole nascente, la ninfea che spiega questo vuoto. Poi, tra l'altro, la ninfea, il fiore di loto, insomma, c'è tutta anche una filosofia dietro che è lui, ripeto, alla quale è rimasto impermeabile, che però gli è arrivato attraverso anche la cultura giapponese. Vediamo il prossimo. E sono tutta questa meravigliosa sequenza di opere che sono. Geoffroy, quando le vide, disse questo, e disse una cosa giustissima che richiama il Siddhartha che vi ho visto, che vi ho richiamato anch'io, che vi ho citato prima. Ha detto: con Monet tutto è dappertutto. In questo intendeva perfettamente dare il senso dell'opera di Monet, questo pittore, questo artista che è stato così abbondantemente innamorato di tutte le superfici del mondo da toccare assoluti livelli di profondità. Grazie.
Grazie a Marco Di Capua, è stato veramente coinvolgente, preciso, emozionante. Quindi grazie davvero, grazie a tutti voi, ci vediamo mercoledì prossimo con Lea Mattarelli e Modigliani. Grazie.